stata una decisione meditata, quindi però sono orgoglioso di far parte di questa nuova famiglia che è Fratelli d'Italia. Ringrazio la coordinatrice Marilena Rossi, ringrazio tutti i vertici regionali, provinciali e comunali di Fratelli d'Italia, ma ringrazio alla stessa maniera il gruppo Oltre, quindi il coordinatore Federica Costinelli, tutto il gruppo Oltre, con Oltre quindi la lista civica dove io per 5 anni e quindi ringrazio nuovamente questa lista che mi ha dato l'opportunità di sedere sui banchi della minoranza in consiglio comunale, abbiamo deciso di non fare la lista per i tempi stretti sulla decisione del candidato sindaco, perché poi per fare 30 persone candidare una lista non è facile, quindi c'è un lavoro molto prima per fare una lista forte. È stata meditata questa scelta e abbiamo avuto un punto d'incontro. Fratelli d'Italia rappresenta per me anche coerenza, modo di fare politica, che soprattutto a livello nazionale, a livello regionale, a livello provinciale rispecchia molto la mia persona. Come sapete, io in 5 anni ho fatto un'opposizione sempre lineare, sempre a testa alta, sui temi fondamentali della città che andavano dalle frazioni al centro storico. Sono concentrato soprattutto sulla sicurezza, sul decoro e su tante altre politiche che a testa alta ho portato al centro del dibattito del Consiglio Comunale a Teramo. Girando soprattutto frazioni e quartieri, ma anche il centro, vedo questa ondata di cambiamento nella figura di Carlo Antonetti, che è un'ottima figura e che esprime non solo una autorevolezza tale, ma anche ha un'idea di città, cosa che per 5 anni non abbiamo avuto con l'attuale sindaco, e quindi ha una visione di rilancio della città concreta. E Carlo lo conoscono tutti come persona, senza sempre associarlo al basket. Lui è un avvocato, quindi ha una sua idea di città. Nessuno gli può mettere il cappello al candidato sindaco, perché è un'espressione, la figura di Carlo Antonetti, che racchiude tutto il centrodestra e le liste civiche. Io penso, come vediamo anche in Friuli, il centrodestra compatto con le liste civiche può rigovernare la città di Teramo, abbandonata da tempo. Io punto a sedere in consiglio comunale, me lo auguro, lo spero, per dare il contributo fattivo e contributo concreto per il rilancio di un'altra Teramo.